Ceramiche artistiche Robustella. Deve essere Antonio, sì. In questo portone marasco ve ne sono diverse appese. Qui questo portone antico, storico della città di Manfredonia, vi sono delle bellissime maschere di carnevale realizzate in ceramica e non vedo l'ora adesso di andare ad assentire dalla voce di Antonio come è nata la sua passione per la ceramica e per la realizzazione di queste bellissime figure, queste bellissime maschere, ma non soltanto maschere, vasi e tanto altro. Permesso? Ah, che spettacolo! Qui sì, davvero nell'Eden, nell'Eden della ceramica. Ciao Antonio, salve, neanche salve. A farlo apposta ti ritrovo con i tuoi pennelli a dipingere. Mi ritrovi, sì. Antonio, sai, sono molto emozionato, finalmente ti ho conosciuto di persona. Negli anni 70 frequentavo il cinema San Michele, di proprietà di tuo cognato Nicola, e vedevo delle maschere appese al muro, bellissime, anche per certi versi angoscianti. No? Sì, ovviamente. Erano angoscianti, però a me mi attraevano personalmente tantissimo. E poi mi sono chiesto un giorno, ho chiesto alla mia amica Loredana, ma chi è che le ha realizzate? Mio zio Antonio. Ho detto, devo conoscerlo assolutamente. Sono venuto qui e ti ho trovato neanche a farlo apposta, mentre dipingi e stai realizzando uno dei tuoi capolavori, insomma, un vaso bellissimo, colorato, con dei fiori primaverili, stupendi. Allora Antonio, sono veramente curioso, come nasce questa tua passione per la decorazione della ceramica? Beh, io nasce oltre 50 anni fa, insomma, io ho frequentato l'Istituto d'Arte, poi l'Accademia Belle Arti, e mentre frequentavo l'Accademia Belle Arti, praticamente degli amici, un'amica ha detto, apriamo, lì aveva fatto l'Istituto d'Arte Ceramica, apriamo un laboratorio di ceramica. Per scherzo, così, abbiamo aperto questo laboratorio. Poi loro sono venuti meno e sono rimasto io. Come si realizzano questi vasellami? Va bene, questo io parto dal biscotto, cioè dall'A alla Z, cioè faccio, realizzo. E la materia prima qual è? È argilla. 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 E poi faccio c'è la prima cottura che arriva a 980 gradi. Quindi hai un forno anche? C'è un forno, sì. Benissimo. Adesso è pieno, non sta a 600 gradi, non posso neanche aprirlo. E poi dopo, quando esce il biscotto, la seconda cottura, il biscotto, c'è il biscotto, dopo c'è la seconda cottura, c'è lo smaltato. Benissimo. E poi c'è la decorazione sullo smalto. Sono curioso, cioè, quanto tempo impieghi per decorare? Dipende dal... Ecco, in questo caso qui quanto tempo impieghi? Beh, diciamo un tre quarti d'ora, così. Sei bravissimo, davvero, la velocità della luce. Insomma, così. Ma è una cosa... Poi, insomma, realizzo tutto io, cioè faccio oltre vasellame, un po' di sculture, oggettistica, dai fico d'India... C'è di tutto. C'è un po' di tutto, cioè. Ecco, volevo chiederti, ma c'è qualche giovane che ti ha chiesto di collaborare, di avvicinarsi a quest'arte, di emularti? E cosa consiglieresti, ecco, per continuare a svolgere questo tipo di attività artigianale? Il problema che stavamo parlando prima, cioè il problema dei giovani, anche se qualcuno vorrebbe realizzare questo sogno di aprire qualche laboratorio, il problema sono, ci vogliono un capitale perché per iniziare. Bisogna fare un po' di sacrifici. Molti sacrifici, perché insomma, lo Stato pretende quello che pretende. Gli affitti, la luce, tutto il resto. Cioè, insomma, ci vuole un po' di energia da chi è appassionato, chi la sente proprio. Lo può iniziare questa attività. Ci vuole una grande passione, questo è quello che volevi dire, passione, giusto? Sì. Vedo che qui hai tantissimi colori, tantissimi pennelli, cioè tu vivi chiaramente nei colori, nei pennelli, nell'arte, insomma. Sì. Ma c'è stato qualcosa che hai realizzato, al completamento l'hai guardata e hai detto questa è fantastica, è bellissima, insomma, che ti ha colpito, non so come
non so, come quando Leonardo dipingeva un quadro suo, si è fatto un autoritratto, dice questo sono io, mi piace da morire, cioè sei andato in estasi per qualcosa che hai realizzato? Io sono molto, cioè niente, cioè tutto è, fa parte del... perché di solito faccio tutti i pezzi unici, praticamente. Ecco, l'originalità consiste proprio in questo. Non c'è mai un pezzo uguale ad un altro. No, non c'ho degli stampi, non faccio lo spolvero, sai, tradizionale come fanno le altre parti. Io vado a getto. Complimenti, bravissimo, veramente. Ti auguro il meglio e soprattutto sei qui, Corso Manfredi, Manfredonia Ceramiche Robustella. Grazie mille. Grazie a te. Ciao.